Ringrazio per l'invito, è veramente un privilegio essere qui questa mattina. Si tratta di un'occasione imperdibile, secondo me, per chi si occupa di patrimonio culturale nel nostro paese. E ringrazio la dottoressa Gattullo per avermi invitato. Io mi occupo di storia del patrimonio culturale, ma dirigo anche i musei dell'Università di Bologna, i musei scientifici dell'Università, e sono presidente dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, quindi diciamo che la mia riflessione è sul tema generale del rapporto fra oggetti e istituzioni, che è uno degli argomenti fondamentali di cui abbiamo visto si è trattato nel corso di questi anni. Perché parto da questa riflessione? Noi senza dubbio questa storia di cui parliamo oggi è una storia di istituzioni. Se non ci fosse stata una scelta istituzionale a monte, se le istituzioni non avessero collaborato, se non ci fosse tuttora una collaborazione istituzionale, questi luoghi di deposito degli oggetti e il modo di valorizzarli sarebbe stato completamente differente. Quindi non si può prescindere da una lettura istituzionale e di questa non parlerò. Quello di cui voglio parlare invece è la trasformazione delle cose che sono contenute nelle istituzioni che sono avvenute nel corso di questi anni, perché le cose di cui parliamo non è che sono, come ha detto giustamente Christian Greco, non è che sono in qualche modo non influenzate dalla temperie del contesto. Lo sono state nel corso del tempo, continuano a esserlo. Noi pensiamo, normalmente si pensa, che la parola cose, che è scritta nel codice, che risale, come sapete, al 1909, l'articolo 1 della legge Rosati, del Rava Rosati del 1909, equivalga a oggetti, ma naturalmente non è così. Le cose di cui parla il codice, allora, di cui parlava, non sono gli oggetti di oggi. E appunto su questo vorrei fare una riflessione di tipo generale, proprio per capire come noi interagiamo con questi oggetti, come sta cambiando questa interazione, ma anche che cosa si aspetta l'universo del pubblico, dell'opinione, da questi oggetti. E per fare ciò, ecco qua. Allora, naturalmente bisogna fare una riflessione sulle diverse narrative che sono contenute negli oggetti. Allora, abbiamo il museo istituzione, che è è una cosa molto particolare, un'astronave che ha un compito, che è quello di portare nel tempo avanti un patrimonio. Questa è la concezione storica del museo, cioè pensare a una funzione assolutamente transgenerazionale. Un elemento che fa parte della cultura del museo nell'Occidente e che oggi non è scontata. Cioè il fatto che ci debba essere una funzione transgenerazionale non è legata all'idea di patrimonio contemporaneo in modo così inoppugnabile quale era per la generazione precedente. Lo vedremo fra poco. Poi abbiamo un oggetto che abbiamo visto cambia di statuto a seconda del luogo in cui si trova, dove viene trasportato. In questo caso possiamo dire che esista una specie di storia naturale dell'oggetto. Questa storia naturale dipende dalla sua, come ci ha insegnato Pomian, dal declino del suo senso originario, dall'oblio, dal recupero, dal modo con cui viene contestualizzato e poi riletto nel corso del tempo. Quindi questa storia naturale l'oggetto se la porta dietro e, come sappiamo, è uno degli elementi più difficili da ricostruire e solo una documentazione archivistica consente di dare a questa profondità della storia dell'oggetto una sua permanenza, altrimenti rimane leggendario. Noi abbiamo un sacco di oggetti nei nostri musei che sono totalmente leggendari, cioè che hanno una lettura, che sono soggetti a letture simboliche, a letture fantasiose, sono degli oggetti fantasy. Una grandissima maggioranza degli oggetti che sono nei musei italiani sono fatti così. Poi abbiamo una relazione, una storia, potremmo dire, intellettuale delle cose, che è quella relazionale, e cioè degli individui, come il caso di Schiaparelli, Drovetti, ma soprattutto diciamo la parte più recente, che costruisce dei ponti fra gli oggetti con i loro cambi di statuto e il contesto nei quali sono stati calati. Per cui
esiste, come dire, una sorta di aura che si disegna intorno agli oggetti e che dà loro poi una ulteriore fase di profondità. Tutto ciò naturalmente è, diciamo, una cosa banale e scontata, mi rendo conto, ha a che fare con la normativa, in primo luogo, che si rivolge a questi oggetti. La normativa, sto parlando naturalmente di cose molto generali, non nel dettaglio, oggi fa riferimento a due modelli che sono completamente diversi. Il modello faro e il modello codice. Sono due modi di leggere gli oggetti che sono assolutamente fra di loro partono da due presupposti diversi. Il modello faro, che è in corso di recepimento, come sappiamo, nel Parlamento italiano, dice che il patrimonio culturale è espressione di un'intersezione fra popolazione, risorse e luoghi, neanche oggetti, si parla di risorse. Queste risorse sono materiali o meglio immateriali. La visione è dal basso, l'idea è quella di una comunità di eredità, cioè di una vera e propria scelta che il, diciamo, un gruppo sociale fa insieme di persone, attribuiscono valore a degli aspetti specifici di questa eredità culturale, quindi è una lettura sostanzialmente sociale del patrimonio. Questo è molto importante perché per noi c'è una parola che si chiama cultura che fa la differenza. Una lettura del patrimonio in senso sociale non è una lettura del patrimonio in senso culturale. Le due cose sono diverse, hanno delle funzioni diverse, tutte e due estremamente importanti e da valutare, però la lettura faro è una lettura che è schiacciata sull'elemento sociale, una valorizzazione dal basso. L'elemento infatti della patrimonializzazione e della valorizzazione è centrale nella costruzione del valore secondo faro. E dall'altra parte invece abbiamo la tradizione italiana, una tradizione italiana che sta dentro il codice del 2004 è una specie di diciamo di matrioska, perché nei primi articoli, l'articolo 2 ci riporta direttamente al 1909, perché dice che il patrimonio culturale è costituito da beni culturali paesaggistici, cioè, e qui siamo al Ministero 1974 o alla Commissione Franceschini degli anni 60. E però che cosa sono questi beni culturali? Sono le cose. E le cose ci riportano direttamente a Corrado Ricci al 1909. Quindi diciamo che è una costruzione che non altera, diciamo, l'origine di questo impianto. E questo impianto naturalmente vede una selezione fatta da esperti, una visione di tipo gerarchico che è costruita dallo Stato, che attraverso i suoi funzionari identifica, aiuta a identificare insieme con gli esperti quello che è il patrimonio, eccetera, eccetera. Quindi una visione che, come vedete, non collima. Queste due visioni oggi esistono entrambe nella società italiana. Non è che sono state, chiaro che il Ministero è fatto in una maniera, ma nella società, nelle comunità, nei comuni, nelle piccole realtà, già si muove nell'altro senso. E il problema dei soprintendenti, dei funzionari, di coloro che gestiscono il patrimonio, è appunto avere una relazione con questo mondo che ci sta scambiando sotto gli occhi. Altra cosa, come conciliare queste tendenze? Queste tendenze sono difficili da conciliare perché dall'altro mettiamo insieme gli elementi di opportunità e gli elementi di rischio. Gli elementi di rischio, c'è il tema della presentificazione. Chiaro che una visione di tipo sociale del patrimonio è fortemente schiacciata sul piano dell'uso immediato ai fini della coesione sociale, dell'inclusione, come sappiamo, tutte cose importantissime, ma che hanno a che fare col qui e ora, e cioè prescindono da quella lettura transgenerazionale che storicamente era stata attribuita ai grandi depositi di senso che stanno negli archivi, nei musei, che debbono consentire, attraverso questa grande astronave, di portare nel tempo il valore della nostra civiltà. Un vantaggio, sicuramente l'abbiamo visto oggi, la cooperazione fra i vari titolari dei giacimenti, quindi biblioteche, archivi e musei, che una volta era più divisa disciplinarmente e che adesso invece, grazie anche all'evoluzione culturale delle relazioni e della valorizzazione, consente oggi di dare un'enorme opportunità di lettura, quindi di costruire davvero delle narrative, pur naturalmente nelle differenze delle forme di conservazione, delle narrative che siano molto più efficaci.
Le opportunità sono anche quelle tecnologiche, l'abbiamo viste appena attraverso la descrizione di Christian Greco. Il rischio è sicuramente quello dell'anacronismo. L'anacronismo è uno degli elementi più, diciamo, più per noi egiziali, perché noi siamo tutti costruiti sulla base di una storicità. Noi siamo, per dirla con Hartog, ognuno di noi vuole il suo regime di storicità. Sappiamo che c'è stato nell'Ottocento, c'è stato nei primi anni del Novecento, quindi le funzioni, i dati d'archivio e gli oggetti sono calati all'interno di queste dimensioni. È chiaro che quello che invece ci si para davanti è un regime iperpresentificato nel quale la valorizzazione è il punto centrale, e quindi il rischio dell'anacronismo nel racconto, e cioè di non fare quello che è stato fatto benissimo da Christian Greco nel dare, restituire la profondità, no, della ricostruzione senza sacrificare gli elementi di archivio e gli elementi di documentazione, è però fortissima. È fortissima perché la riappropriazione in senso sincronico del passato è uno degli elementi connaturati alla presentificazione ed è il rischio maggiore dei nostri giacimenti patrimoniali. È quello poi di essere soggetti a questa sorta di spogliazione temporanea alla finalizzata a queste letture. Il dettato delle norme, ecco, perché le cose non sono gli oggetti? Perché le cose nella legge del 1909 sono oggetti di proprietà. Era la res romana che doveva essere conservata e tutelata ed eventualmente si doveva consentire al proprietario una limitazione del diritto di proprietà se l'oggetto di sommo pregio non poteva essere esportato e lo Stato si manteneva comunque il diritto di non espropriarlo. Noi sappiamo che questa è la famosa grande novità dell'introduzione della legge del 1909 per mantenere il patrimonio nazionale, ma lì le cose sono res, cioè hanno una sorta di connaturata relazione con la proprietà, e quindi l'oggetto non c'è come lo concepiamo noi. Noi pensiamo oggi di leggere la legge del 9, questo almeno si fa nella retorica, come una legge innovativa perché si occupa di oggetti, ma in realtà c'è solo la parola che è, diciamo, la connessione terminologica, ma il contenuto è completamente diverso. Oggi per noi l'oggetto invece è un elemento di narrazione riempito di valore, che è però per noi una grande opportunità. Per quale motivo? Perché, ed è quella la nostra risorsa, il fatto che gli oggetti rappresentano il modo attraverso cui gli esseri umani in questa società ipermaterialistica si relazionano. Le giovani generazioni usano oggetti, gli oggetti sono la normalità del modo di vivere, quindi noi abbiamo una fortuna, fra virgolette, che gli oggetti sono già parlanti in un regime di comunicazione di massa. Il problema nostro è dare questa profondità storica e quindi far capire che questi oggetti possono avere una lettura diversa, che non è solo quella presentificata. Quindi la patrimonializzazione, questo voglio dire, fa parte della storia naturale, della biografia di questi oggetti, e così come le valorizzazioni, anche se oggi si parla di valorizzazione in un senso molto più vasto, valorizzazioni ci sono sempre state, valorizzazioni sono i processi attraverso i quali vengono conservati i documenti, valorizzazioni sono le prime scelte di conservare quei documenti e non altri, che si fanno, come sappiamo, fin dall'origine remota del nostro patrimonio. L'altra cosa che volevo dire è che per me è molto utile, io sono uno storico contemporaneo, mi sono occupato di storia del patrimonio, in particolare ho studiato la legge del 9, ma quello che è la mia esperienza nei confronti delle mie classi, diciamo, all'università, quando parlo di storia, è il fatto che non posso parlare del recente passato se non in una chiave archeologica, cioè l'archeologia è la percezione archeologica è quella che è più efficace anche nella comunicazione della storia recente. Questa è una cosa che sembra incredibile, noi abbiamo, come storici, abbiamo sempre identificato l'archeologia come disciplina altra rispetto alla storia. In realtà non è così. La mia esperienza
mi dice che c'è ormai un campo che era quello della storia in senso classico, che non esiste praticamente più. Ci sono due processi convergenti che tolgono spazio a questo regime di storicità: da un lato una lettura archeologica, per cui tutti questi oggetti che vengono prima appartengono a un mondo che è separato da un oiato insuperabile, dove non ci sono più ponti di senso che siano in qualche modo recuperabili se non in una dimensione culturale che mira alla rivalorizzazione degli oggetti e del loro statuto come se venissero da un altro mondo, diciamo così. E dall'altra parte invece l'uso della memoria. L'uso della memoria che è della memoria che occupa la storia recente, che quindi parla della storia recente usando termini come oblio, rimozione, colpa, responsabilità, lo vediamo in tantissimi casi, senza contestualizzare, ma semplicemente come una riappropriazione morale di questi termini. E naturalmente questo è un rischio, perché sappiamo che la storicità invece impone la contestualizzazione. Quindi quello che è interessante per me è che quello che state facendo voi non ha un valore soltanto per gli archeologi, gli egittologi e gli archivisti, ma ha un valore simbolico per tutti quanti. Ecco questo che mi piacerebbe fosse noto a questo paese, e cioè che qui c'è in realtà un tentativo di ricostruire un percorso di patrimonializzazione, di lettura, che è veramente utile per chiunque, per qualunque siano le collezioni che si conservano, perché è proprio la dimensione che ha salvaguardato le istituzioni dall'altro e dall'altra parte è riuscita a riconnettere il filo dell'oggetto, separandolo dalla cosa pura e semplice del codice, ma dando ad esso un contenuto che è finalmente leggibile ed è leggibile nella contemporaneità, non solo nella sua valenza passata, ad essere secondo me assolutamente, assolutamente significativo. Per questo io avevo preparato, ma non li farò vedere, una serie di slide che si occupavano di oggetti di ambiente contemporaneo che potessero essere letti come oggetti archeologici. Quando dico che cosa vuol dire l'archeologia del presente, faccio solo un esempio per non diciamo tediarvi, ma tanto per fare un esempio, quando parliamo di, ecco, parliamo di crani, cioè per dire un oggetto, in questo caso, quello è un cranio frenologico dell'Università di Padova, cioè questa idea di Gall, questo scienziato, parascienziato dei primi dell'Ottocento, che è convinto che all'interno, a seconda dei punti del cervello, ci siano i luoghi dei sentimenti o dei sentimenti buoni o cattivi delle persone, e lo scrivevano sul cranio. Di questi oggetti ce ne sono 140 in Italia circa conservati, ma c'è un uso, diciamo, in qualche modo metaforico di Gall, che è lo guardare dentro al cervello, quindi dare a questa diciamo a questo oggetto, il cranio, e a questa cultura parascientifica una sorta di chiave per leggere il loro presente. Qui ce n'è uno, 1860, cosa pensa un codino piemontese dopo l'Unità d'Italia, che cos'ha nella sua testa, cos'è? E dall'altra parte, con l'aggiornamento tecnologico, 1942, se facessimo i raggi X al cervello di Hitler, e naturalmente non si potevano fare, ma ecco, siamo sempre nel campo della comunicazione parascientifica, che cosa ci potremmo trovare? Questo per dare un'idea di che cosa significa, secondo me, un recupero della chiave archeologica in una lettura, diciamo, del contemporaneo. La stessa cosa... scusate, adesso lo recupero, faccio un ultimo esempio, questo è la stessa cosa, è l'osso della guerra di Crimea. Le ossa della guerra di Crimea sono spezzati dai fucili Minier Enfield, che hanno canna rigata, che hanno una capacità di distruzione incredibile. A 500 metri spezzano le ossa rispetto ai vecchi fucili in dotazione agli eserciti napoleonici. Noi abbiamo le ossa frantumate sono giacimenti, diciamo, che sono che potrebbero essere letti in una maniera del tutto superficiale. Dentro hanno una narrativa
e la narrativa è quella della tecnologia di distruzione di massa, del modo con cui questi nuovi strumenti di morte interagiscono con gli esseri umani, e quindi in questo caso, come vedete, ancora un oggetto che apparentemente non ha nulla a che fare con gli elementi culturali del presente che viene recuperato. Ecco perché per me oggi è una grande festa, e poter essere con voi, davvero vi ringrazio, è un'occasione di, diciamo, per apprendere tantissime cose. Grazie.